Bemi Buia, rieccoci, siamo qui col Bocca, siamo a fare un primo piatto quest'oggi veramente, veramente, veramente da golosi, credo, perché è un piatto un po' strano. Io ho abbinato questi due ingredienti che ora vi farò vedere, spero di accontentare tutti quelli che mi seguono. È un piatto un po' atipico, oserei dire. È un piatto contadino che si ispira all'usanza d'un tempo di avere sempre in casa delle acciughe sotto sale e un pezzettino di carne secca arrotolata da una parte. Si teneva sempre nella dispensa dei contadini due acciughine sotto sale, sono quelle che non andavano mai a male, e anche questa pancetta arrotolata o carne secca messa a Livorno era bella impepata, rimaneva lì anche un annetto e veniva utilizzata ogni tanto. E cosa facevano? Facevano dei primi piatti, facevano, come si dice, del companatio per il pane duro. E quest'oggi vorrò proporvi questi spaghetti con carne secca e alici. Tanta roba per davvero. Guardiamo subito gli ingredienti. Gli ingredienti per 4 persone sono molto semplici. Vedete, questo è pomodoro già fatto, nel senso che è già cotto, già stato condito, che ci vuole un bicchiere di pomodoro già fatto, come c'avano contadini nei barattoli che tiravano fuori che le conserva, per conservarli. Poi ci vuole 5 o 6 acciughine sotto sale che io ho già precedentemente sliscato e lavato del sale in più, uno scalogno, mezzo bicchierino di vino rosso, scusate, la pancetta arrotolata, come si chiama a Livorno, carne secca, un pochino di prezzemolo, 400 grammi di spaghetti, sale e pepe quanto basta, perché queste due cose sono già sia salate che pepate, che non ce lo metterei proprio, ma nemmeno nell'acqua degli spaghetti ce lo vado a mettere, perché se no non si può mangiare questa pasta. Olio di velamano e via verso nuovi orizzonti a belle spiegate. Verso l'orizzonte. Allora, la prima cosa da fare sarà quello di soffriggere il nostro scalogno insieme all'acciughina e alla nostra pancettina. Quindi prenderemo lo scalogno, lo puliremo, ne leveremo il marcio, perché ogni tanto lo scalogno un po' di terra ce l'ha, e faremo un bel tritino del nostro scalogno. Aggiungeremo un po' di olio, non troppo, perché la carne secca sarà bella oleosa, che basteranno 3 o 4 cucchiai. Ci andremo ad aggiungere lo scalogno, andremo prima a accendere, scusate, fate scaldare leggermente l'olio, nel mentre allora scalda un secondo l'olio prendiamo la nostra carne secca e la facciamo a striscioline, belline. Mi levo anche un pochino di grasso esterno che è stata all'aria, e no, ci fa male all'occhio. Quando l'olio sarà bello caldo ci mettete dentro lo scalogno, la carne secca e l'acciuga, ande rianda. Date una girata, dovete fare... Ah, qui ho tagliato male, Andrea. Devo un attimo licenziare il cuoco, Licenziamo il cuoco, ha sbagliato. A fuoco medio-basso dovremo soffriggere la nostra pancetta e sfare la nostra acciuga senza bruciarla, mi raccomando, Nel frattempo butteremo anche la pasta, l'acqua bolle, ve l'ho detto. Vuole 7 minuti per la pasta, la leveremo 2 minuti prima, perché se no non potrò saltarla e finire la cottura qui dentro. Perché noi ora, quando la nostra carne secca si sarà bella ritirata, vedete come si ritira, come si incartapeorisce e consuma tutto il grasso, andremo ad aggiungerci il bicchiere di vino rosso. Fuoco ora bello alto, per far evaporare il vino rosso. Quando il vino sarà ritirato, noi andremo ad aggiungere questa pochina di salsa di pomodoro, proprio per dargli un po' di colore, un pochino d'acqua di cottura per sciacquare il bicchiere, questa salsa spettacolare che ho fatto precedentemente. Vedete com'è densa? Mischiate leggermente e possiamo anche spengere il tutto, perché questa non ha bisogno di insaporire più di tanto, perché essendo già cotta, proprio mettete al minimo, aspettiamo un secondino, quando fai le prime bolle potete anche spengere. Ma tanto credo che bene o male anche la nostra pasta sia quasi pronta, sicché aspettiamo un minutino, ce la saltiamo dentro tutto questo sughettino spettacolare. Andiamo a scolare la pasta, alzate il fuoco del sugo, cercate di agguantare un po' di acqua di cottura e ce la andiamo a rovesciare dentro, un po' d'acqua di cottura per far amalgamare il nostro primo piatto. Ci mettiamo un po' anche di prezzemolo. Sentite soffriggere, la pasta è sempre un po' durina. Allora cosa facciamo? Aggiungiamo un pochino d'acqua di cottura ancora, fino a che la nostra pasta è
Non sarà cotta, è sempre un po' durina. Un altro minutino. Non abbiamo salato la pasta, ve lo ricordo. Ecco perché ce la faccio cucinare un po' dentro questo sughino, che è bello saporito. Ricordiamoci, all'acciuga c'è la carne secca bella saporita, sicché ora la nostra pasta prenderà anche il sapore del nostro sugo, facendocela cuocere per un paio di minuti. Avete capito? Se la scolate e la mettete col sugo, la pasta non prenderà la sapidità del sugo, invece facendo così sì. Potete vedere ora si è bella amalgamata, sono già passati più di un minuto che cuoce. Vedete, questo liquidino si deve levare. Quando si è levato quel liquidino lì, la nostra pasta è pronta. Se no la fate al brodo la pasta. Eccoci pronti, lo andremo a servire. Naturalmente non lo mettete in un piatto tutto bello da fighetti, ma ci vuole un piatto di una certa sostanza, un bel piatto bianco di una scodella fonda come usava un tempo. Ora mettono tutti i primi piatti nei piatti piani. Ecco qua, un altro po' di prezzemolo per dare anche un po' di verde a questo piatto. E per finire, mi ero scordato di dirvelo, se avete un po' di pecorino romano, salatina, anche quello, così per finire in bellezza, qualche scaglietta. Se volete un po' di olio a crudo, ma non ve lo consiglio su questo piattino, da poter sgrofognare immediatamente. Appena fatto ci vuole 7 minuti per farlo questo sughino, 10, 12 massimo, dei 12 minuti fate tutto. Basta mettere l'acqua calda, se avete il bollitore che si scalda l'acqua, fate anche prima come gli chef veri. E con questo primo piatto veramente semplice, di diverso tempo fa, quando i nostri contadini non c'avevano nemmeno la luce elettrica e non c'avevano né frighi né nulla e si dovevano arrangiare un attimino. E con questa ricettina vi saluto, vi mando un bacione a tutti quanti, ringraziando ancora una volta chi mi segue, chi si è iscritto al canale da poco, chi si è iscritto 3 anni fa quando si è iniziato, gli mando tutti i miei migliori auguri e grazie mille per le 20.000 iscrizioni che abbiamo raggiunto da poco, speriamo di arrivarne a 25.000 fra di meno. Si vi rimando a tutti quanti. Volevo ricordare che sul nostro sito potete trovare un'opzione dove c'è scritto utenti, voi ci andate sopra, ci potete scrivere quello che vi pare, le ricette che volete che io faccia, oppure postare le foto della roba che avete fatto grazie a Bocca. Grazie mille e alla prossima.